Bene, qui a Roma, siamo a Roma, Rino Di Meglio, leader della Gilda degli Insegnanti. Di Meglio, avete organizzato una conferenza stampa riguardante i costi della scuola. Cosa avete rilevato con la vostra indagine? Noi abbiamo fatto un'indagine faticosissima, perché la vera difficoltà è quella di trovare i dati. Cioè, per sapere, perché siccome qui nel nostro paese la mano destra non sa quello che fa la sinistra, è stata un'impresa riuscire a capire quante scuole ci siano in affitto. Abbiamo fatto una ricerca limitata alle province, perché i comuni sono 5.000, le province sono 107. Di queste, meno della metà pubblica i bilanci. In questi bilanci abbiamo ricercato le spese per le scuole in affitto, perché poi è evidente che se lo Stato italiano stanzia denaro per rimettere in sicurezza gli edifici scolastici, per l'antisismica e compagnia bella, se lo Stato non possiede quegli edifici non può metterli neanche a posto, perché dovrebbe metterli a posto il privato, che ovviamente ha le sue problematiche, che sono diverse da quelle pubbliche. Ecco, ma cosa bisogna fare? Come intervenire? Oltre alla pubblicazione dei dati. Intanto bisognerebbe intervenire per non far sì che non ci siano più scuole in affitto. E quindi si stabilisca un periodo congruo perché la politica decida che le scuole debbano essere di proprietà pubblica definitivamente. Poi non sta a noi, sta alla politica a decidere chi le debba gestire, chi le debba coordinare. Però la prima cosa che dobbiamo fare è avere dei dati completi e sapere quanta parte del patrimonio edilizio che riguarda le scuole italiane, perché ricordo una parte sta in mano ai comuni, che sono più di 5.000, quanta di questa parte stia in affitto e quanto è di proprietà pubblica. Ci vuole un coordinamento. Cioè, ci siamo resi conto che c'è uno scoordinamento totale tra le varie amministrazioni, per cui veramente il ministro dell'istruzione non sa quasi nulla dell'edilizia scolastica. Quant'è il danno all'erario? Avete fatto una stima? No, sulle quelle che abbiamo visto noi sono 54 milioni, però il nostro è un dato parziale, perché dicevo, riguarda metà delle province, che sono 107, rispetto ai comuni che sono 5.000. È la punta di un iceberg, perché molti non pubblicano neanche questi dati. Per esempio in Veneto risultavano quasi zero spese, ok? Abbiamo visto sui giornali genitori, studenti, famiglie in sciopero in un istituto importante di Padova, l'istituto Valle, e alla fine ho fatto un'indagine, ho scoperto che solo in quell'istituto pagano un affitto di 1.800.000 euro ogni 3 anni, quindi 600.000 euro l'anno per una sola scuola nella provincia di Padova. Quindi la prima impresa da fare è veramente scoperchiare il pentolone e vedere quanto spende lo Stato italiano di affitti. Bene, 54 milioni l'anno. 54 milioni l'anno è la spesa. Quindi abbiamo quelli che avete trovato voi. Già non c'era Padova e quindi siamo già altri 600. Qual è, per concludere, la richiesta della Gilda? La richiesta della Gilda è che la politica si dedichi a studiare, al di là delle visioni normali che hanno i partiti politici, perché il problema dell'edilizia scolastica riguarda tutti gli italiani. Quindi uno studio serio e prendano dei provvedimenti perché non ci sia più questo scoordinamento totale. Bene, grazie, Di Meglio.